con Luigi Marrandino di Sev Eurodrives Italia qui all'Hannover Messe, dove la casa tedesca ha tirato su un'installazione notevole, una demo che adesso vi andiamo a raccontare, con una vera e propria linea in scala 1-1 di assemblaggio e movimentazione di automobili. Sì, salve. In effetti l'installazione riproduce in piccolo una linea di assemblaggio automotive. In particolare abbiamo l'inserimento di portiere e di ruote sulla scocca già lavorata e tutte le movimentazioni dal trasporto della scocca al trasporto dei particolari per finire poi agli elementi da montare sono realizzate attraverso sistemi di movimento che sfruttano l'induzione magnetica per alimentare i motori. Quindi non ci sono batterie e non ci sono cavi fissi. Ci riferiamo a questa barra che c'è in alto che trasporta queste gabbie di movimentazione, no? Esatto, e lì l'installazione è realizzata all'interno della guida sulla quale viaggia anche poi l'informazione di controllo per i drive. Mentre per quanto riguarda gli AGV che viaggiano quindi a pavimento, l'installazione del sistema di trasferimento energetico è stata realizzata al di sotto del pavimento. Esatto. AGV che ci sono di diverse misure, qui ne vediamo arrivare uno che ha a bordo due pneumatici, mentre lì sì, ci sono quelli che sollevano addirittura le vetture, no? Esatto, sono sistemi altamente modulari, la cui taglia può essere molto varia, si va dal trasporto di pochi chilogrammi fino a qualche tonnellata. Questi sono degli AGV veri e propri, con che principio si movimentano? Sono degli AGV veri e propri, nel senso che hanno in pancia la missione da svolgere e si adeguano alle condizioni dell'ambiente. I laser scanner che sono presenti, ad esempio, mettono in sicurezza la movimentazione rispetto all'ambiente, a possibili collisioni con gli operatori, ma hanno anche la possibilità di registrare in formato DVG l'area su cui operano e di riconoscere quindi ostacoli fissi o mobili nel caso di evitarli. Quindi quasi un po' una via di mezzo tra la GV e il robot mobile, no? Se vogliamo. Beh sì, diciamo, nel senso che guadagnano un po' di flessibilità rispetto alla GV tradizionale. Esatto, perché hanno un buffer energetico che consente loro di abbandonare momentaneamente il tracciato induttivo per poi ritornarvi. Ecco, un'altra cosa che avevamo notato era appunto questo spostarsi in altezza sia delle vetture montate sui carrelli che delle parti da montare. Perché succede questo? Succede per consentire un adattamento automatico del sistema all'operatore. Contrariamente a quanto avviene sulle linee di produzione attuali, quindi quelle classiche, dove l'operatore si adatta all'altezza del trasportatore, qui è il contrario, l'ergonomia viene assicurata da un sistema di sollevamento anche della stessa vettura e questo avviene con riferimento allo specifico operatore, perché le postazioni di lavoro che sono identificate all'interno del sistema possono ospitare operatori che hanno altezze diverse, quindi la vettura si adatta a seconda della postazione. E questo sia per i particolari, tipo adesso gli pneumatici che vediamo passare qui, sia per l'intero chassis, quindi esatto, è una grande attenzione all'ergonomia per mettere in risalto, come dire, anche il fattore umano al centro di questa industria 4.0 di cui parliamo. Assolutamente, è un tema veramente centrale.